You're not going to be able to do that. Buonasera, ben arrivati alla presentazione della lista numero 3 in corsa per le comunali di Castellamonte 2020. La lista in, um, di cui che oggi vede i candidati, candidati presentarsi è quella capitanata dal Dionigi, candidato sindaco. Se vogliamo cominciare subito con il candidato. Buonasera, mi presento. Per chi ancora non mi conosce, mi chiamo Dionigi Battoli, ho 51 anni, vivo a Castellammonte con mia moglie Simona e mia figlia Martina di 3 anni. Sono un commerciante, svolgo attività di ristorazione da circa 30 anni, dove ho iniziato proprio qua a Castellammonte, in frazione Spineto, nel 1991, dove prelevai un bar trasformandolo poi in ristorante e pizzeria, che ebbe subito un grande successo. Spostandomi poi dopo qualche anno al centro di Castellamonte, dove ancora adesso svolgo attività di ristorazione, candidato sindaco un po' perché sono stato spinto da amici e conoscenti e un po' l'ho fatto perché so che posso dare, mettere a disposizione di Castellamonte tutta la mia esperienza a livello commerciale e imprenditoriale e formando un gruppo di persone giovani e meno giovani alcuni anche con esperienza amministrativa, tutti con una gran voglia di lavorare per il bene di questo comune, di questo paese e con un unico obiettivo, quello di metterci a disposizione di tutti i cittadini. Cosa porterà in campo questo sindaco dalla sua esperienza personale di commerciante? Io ho visto che a Castellamonte il commercio non funziona e so, so benissimo che dove il commercio non funziona il paese diventa un dormitorio e noi non vogliamo che questo succeda a Castellamonte. Quindi abbiamo, secondo me noi abbiamo la ricetta giusta per risollevare questo paese e la ricetta è quella di investire. Investire nel commercio, nella cultura, nello sport, nei servizi, nel sociale, ma anche nei progetti, nelle idee, nei giovani. Noi pensiamo che si può ripartire proprio dal commercio, aiutare chi vuole aprire un'attività, agevolare quelle già esistenti, supportare quelle in difficoltà. Io penso che è questo quello che manca a Castellammonte, ripartire proprio da qua. Io volevo dire ancora due parole sulla cultura, sulla ceramica più che altro, la ceramica di Castellammonte, dove io penso che la ceramica di Castellammonte deve ritornare ad essere il fiore all'occhiello del canavese. Vogliamo che diventi un'eccellenza a livello nazionale, dove richiama artisti, turisti e anche semplici curiosi da tutto il mondo. Secondo noi questo è il punto di partenza per provare a risollevare Castellammonte. Bene, vogliamo passare alla presentazione dei compagni in questa avventura? Certo. Cristina Filippone in Chiarovano. Buonasera, io sono Cristina Filippone, ho 43 anni, ho trascorso la mia giovinezza in frazione Figlia, poi mi sono sposata, ho avuto due figli e ora sono residente in frazione Sant'Antonio. Sono diplomata geometra. Ho conseguito l'abilitazione alla professione e sono da 16 anni che sono il tecnico comunale presso il comune di Ozegna. Mi sono candidata per mettere a disposizione della città di Castellamonte e di tutti i cittadini le mie conoscenze, le mie capacità, quello che è il lavoro che faccio e svolgo tutti i giorni. La mia mansione principale sono i lavori pubblici. Sono l'urbanistica, il territorio, le manutenzioni, ecco, proprio le manutenzioni. Quelle che ci fanno vedere la nostra Castellamonte un po' trasandata. La Castellamonte che era un fiore all'occhiello e che purtroppo, alla vista dei nostri cittadini, presenta delle piccole buche, una lampadina spenta, delle erbacce, i marciapiedi. Non curati. Il mio impegno in questa candidatura è per apportare un aiuto, un aiuto e, un tra e fare da tramite tra quello che è la voce dei cittadini e l'amministrazione. Perché spesso non si sta ad ascoltare il cittadino. E il cittadino è quello che vive la comunità e vive i problemi, quindi è lui a portare a palazzo quali sono i problemi del territorio. Io forse per il mio lavoro ho un occhio critico, anche un po' troppo critico forse, però nel mio cuore ci sono le frazioni, forse perché ne vivo due e, e davvero le vedo lasciate all'abbandono, trascurate nel corso degli anni e mi sento in grado e do la disponibilità al mio candidato sindaco Bartoli con un ottimo lavoro di squadra e sulla base del suo pensiero, del nostro pensiero, di quello che è stato il progetto della sua candidatura di poter risollevare e rivivere una Castellamonte, forse anche una grande ambizione dettata soprattutto da quello che è stato un periodo negativo della mia vita e eh, quello che io ho vissuto purtroppo in un'azienda ospedaliera fa sì che rilanci il, il mio pensiero e il mio impegno soprattutto nel veder rivivere quello che è la struttura ospedaliera di Castellamonte, l'ospedale di Castellamonte. Abbiamo un fiore all'occhiello e a me piacerebbe davvero tanto poter fare qualcosa per portare questa, in questa struttura di nuovo alcune tipologie di. Eh, laboratorio o quant'altro, ma comunque non vederla lasciata chiusa e in degrado. Un altro diciamo, progetto è quello che faccio normalmente di lavoro, il piano regolatore generale comunale della città, che è sostanziale per il comune, è sostanziale per tutto il territorio, anche perché il piano regolatore è l'espansione territoriale, l'espansione delle aziende ma non solo. Il mio impegno sarà quello di ascoltare la voce dei cittadini, porre delle correzioni e delle migliorie che probabilmente nel corso degli anni sono state come dei piccoli errori che i cittadini non hanno richiesto. La mia volontà sarebbe quella di ricevere queste osservazioni da ogni cittadino per un qualcosa che non è stato messo su una propria richiesta ma probabilmente sulla base di un errore. Concludo perché mm, non voglio dilungarmi, non voglio togliere la parola al resto del gruppo, semplicemente dicendo il perché ho scelto Bartoli. Beh, ho scelto Bartoli perché lo conosco, perché sono come una della sua famiglia, perché è un uomo coerente, coerente con i pensieri di tutti noi e di tutto il gruppo. Coerente col progetto, soprattutto perché è ora di portare l'ustro, riportare il lustro Castellamonte. E a mio parere un uomo forte, un uomo capace di tenere le redini di un gruppo e di poter amministrare una città non è una cosa semplice. Ma la coerenza fa sì che il suo progetto che è il nostro futuro, il futuro di Castellamonte per una Castellamonte da vivere, nonché Viviamo Castellamonte. Bene, direi che le idee sono più che chiare. Sì, sì, a Sì. Adesso passiamo al prossimo candidato, Max Calviello. Buonasera, eh, sono Calviello Nicola Maximiliano. Nato a Castellamonte il 16 ottobre del 1974. Faccio la guardia giurata non da molto tempo. Dopo aver lavorato 15 anni come artigiano, purtroppo costretto a chiudere i battenti a causa delle imposte elevate, del calo dei consumi, l'impennata degli affitti e del peso della burocrazia. Ho scelto di unirmi a questo gruppo perché sono sicuro che ognuno saprà esprimere il meglio di se stesso nell'esclusivo interesse della città. Vorrei dare il mio contributo incrementando le precauzioni per la salvaguardia della sicurezza dei miei concittadini nel concentrico e in maniera particolare nelle frazioni dove si è più esposti a rischi. Vorrei anche rivedere la sicurezza dei nostri bambini nelle scuole che sono il luogo naturale dove introdurre i primi elementi di cultura della sicurezza stessa. Proprio lì dove si stanno formando i lavoratori di domani. Bene, direi che come sicurezza quindi siamo, siamo in una botte di ferro, siamo sicuri. Prego. Il prossimo candidato, Luciano Tomasi Conte. Prego, direi che abbiamo un veterano? Più o meno, buonasera a tutti, io sono Luciano Tomasi Conte, sono nato a Zegna, abito a Sant'Antonio, frazione di Castelamonte. Ho già svolto attività di amministratore nelle passate eh, legislature comunali di Castelamonte come consigliere delegato all'agricoltura. Il mio lavoro, eh, essendo che vivo nell'azienda agricola eh, con mio figlio, mandiamo avanti un'azienda agricola di allevamento e bestiame. E perciò il mio intento è portare la voce dei coltivatori e degli sportivi in comune, cercare di eh, risuscitare un po' l'agricoltura. Guardare, eh, ho visto come parlava prima Cristina, molte strade sono da ripulire, fare i fossi, il problema idrico eh, dove c'è allagamenti o cose è proprio per la mancanza di, di manutenzione eh, stradale e questo bisogna proprio approfondire, se andiamo noi in comune bisogna cercare di portare avanti. Questi lavori che sono indispensabili. Poi anche chiedo di portare avanti lo sport. Io ho praticato sport agonistico per 30 anni, prima da calciatore e poi da allenatore. E perciò anche lo sport bisogna seguirlo, prima a partire dalle scuole, dai ragazzini per fare scuole calcio e tutti gli sport da pallavolo e organizzando anche. Tornei dando una mano a tutte le società sportive, comunque io sono di poche parole però mi interessano i fatti e ho trovato una squadra eh, a partire dal capo squadra, il sindaco che è molto determinato anche se di poche parole però eh, puntiamo proprio sul, sui fatti, cercare di cambiare Castelamonte, grazie ancora. Grazie. Adesso è la volta di Domenica Miletta. Prima esperienza. Prima esperienza. Prima esperienza. Prima esperienza. Buonasera a tutti, mi presento. Sono Domenica Miletta, sono nata a Castellamonte il 10 marzo 1977 e convivo a Sant'Antonio con Danilo Gallo Lassere e abbiamo due figli. La mia mansione è di aiuto cuoco presso un locale di front, eh, un bar-ristorante e vorrei eh, dare il mio contributo eh, nell'ambito dell'associazionismo eh, territoriale, perché penso che le associazioni locali abbiano bisogno di un, aiuto, di un forte aiuto per quanto riguarda dal, dal comune e se sarò eletta io sarò pronta per portare avanti questo, questo progetto. Ho scelto Bardoli perché oltre a essere un amico d'infanzia penso che sia un uomo molto eh, umile e unico perché veramente ci mette il cuore in tutto quel che fa. Toccante la descrizione del candidato sindaco! Sentita, comunque erano parole sincere. <ride> Luigi Conberiati, avanti giovani. Buonasera, sono Luigi, ho 21 anni, sono nato a Saronno e da 15 anni sono residente a Castellamonte. Io sono un cuoco ed è per questo che il mio obiettivo sarebbe quello di portare qualche evento gastronomico nella città per far conoscere ai cittadini le varie culture globali e nazionali. Visto che anche il nostro paese è ricco. Tempo libero? Cosa fai nel tempo libero? Tempo libero mi piace seguire lo sport. Leggo qua che sei impegnato nel calcio, Castellamonte? Sì. Eh, seguo e pratico anche. Donatore Avis? Sì. Perché un giovane così impegnato? Tempo libero te ne rimarrà poco, perché vuole impegnarsi un giovane in politica? Anche per dimostrare a, a chi non, non punta sui giovani che effettivamente i giovani quando hanno in testa di fare qualcosa di, di buono riescono ad ottenere quello che vogliono nonostante i pregiudizi. Beh, beh messaggio più che chiaro direi, <ride> non c'è da aggiungere altro, va bene così? Grazie. Sandra Vernetti in Marino. Sono Sandra Vernetti, la moglie di Marino, quindi quasi tutti mi conoscono così come Sandra Marino. E, sono nata a Castellamonte vivo a Castellamonte la, da sempre lavoro con mio marito in, nel negozio di fotografia e ottica che condividiamo ormai da 44 anni e, sono sposata madre di un ragazzo ormai grande e, che mi ha reso nonna di una splendida nipotina e, di un anno e, praticamente e, faccio Parte da diversi anni dell'Associazione Commercianti di Castellamonte Arte Commercio e Commercio sono impegnata in un'associazione di volontariato di cui sono vicepresidente, l'Associazione del Pronto Soccorso che opera sul territorio dell'Associazione 4 di Ivrea Castellamonte. Mi candido per cercare di poter migliorare questa città che purtroppo sta un po' dormendo, che è la, la mia città e quindi mi piacerebbe vedere un po' rinascere, un po' rifiorire, e, mh, facendola tornare eh, quella di un tempo, facendola tornare quell'importante polo del Canavese, eh, impegnandomi a valorizzare l'aspetto sociale commerciale che eh, magari con delle nuove aperture, con eh, l'inserimento di servizi che ultimamente mancano e sul lato culturale eh, per quanto riguarda il far ripartire la mostra della ceramica coinvolgendo soprattutto la Rotonda Antonelliana come punto espositivo per creare diciamo così, un biglietto da visita importante sulla ceramica di Castellamonte, valorizzando un sito importantissimo dell'Antonelli, che è anche l'autore, come tutti sappiamo, della, della Mole Antonelliana e di, di altre opere, La Fetta di Polenta, eccetera. E non ultimo anche il nostro Palazzo Antonelli, sede del Comune. Ho scelto il nostro sindaco, il sindaco Bartoli e il gruppo perché vivo e amo Castellamonte e mi piacerebbe che tornasse accogliente e vivibile come un tempo. Eh, spero di essere votata per un giorno eh, guardandomi dietro riscoprire una città più, più bella e, ed essere contenta di aver scelto diciamo, questa mansione per, affinché la città sia migliore. Grazie a tutti. Bene, il prossimo un altro giovane Ivan Brugnone. Buonasera, mi chiamo Ivan Brugnone, ho deciso di candidarmi perché credo in Dionigi e nel nostro programma. Io mi sono candidato soprattutto per le frazioni perché negli ultimi tempi sono sempre state tralasciate anche se tutte le volte si fanno mille parole ma mai fatti. Ho deciso anche di fare un'idea un che sarebbe quella della cassetta delle idee che io metterai in tutti i paesi per, in cui... Ogni concittadino potrebbe realmente mettere la sua idea su quello da, da fare e da non fare nelle frazioni per cercare di portare la loro voce realmente in comune. Spero nella vostra, nel vostro contributo e grazie a tutti. Attenzione ancora alle frazioni quindi. Siamo al prossimo candidato, Giuseppe Fontana. Buonasera a tutti, sono Fontana Giuseppe, nato a Parigi, 6-2-1968, residente a Castellamonte, frazione Sant'Antonio. Sono il contitolare della vetteria Fontana, sita a Castellamonte, da sempre. Compagno Deonigi Bartoli in questo percorso, mettendo a disposizione la mia esperienza professionale nel campo dell'artigianato, aiutando le piccole imprese a creare eventi e manifestazioni che industrino ai giovani la bellezza l'utilità del nostro artigianato. Siamo una squadra motivata e faremo del nostro meglio per Castellamonte, Frazioni e tutti i nostri cittadini. Grazie. Grazie. Davide Trettene, il prossimo. Buonasera a tutti. In tanti mi conoscono. Eh, Davide Trettene, sono. Un imprenditore, gestisco sono titolare della carrozzeria storica GT Auto, sita qui in Castellamonte, ho svolto la mansione di assessore presso il Comune di Cornier e consigliere comunale nel Comune di Castellamonte fino al 2017. In più ho fatto molti anni il volontario presso la Croce Rossa Italiana di Castellamonte. Bartoli, Dionigi Bartoli, un bel personaggio, mi è piaciuto subito eh, sia il personaggio e sia il programma. Dal primo momento che ci siamo incontrati abbiamo parlato di programma, abbiamo parlato di problemi, abbiamo parlato di specificità tecniche e abbiamo parlato di come risolvere i problemi. A Oggi nessuno ha avanzato pretese, non abbiamo parlato di incarichi, non abbiamo parlato di posti e quant'altro. L'obiettivo nostro è quello di mettere ognuno di noi la sua esperienza a disposizione del nostro paese. Certamente il nostro paese eh, ha bisogno di essere risvegliato, come hanno detto i miei colleghi. Abbiamo delle delle perle e oggi siamo all'interno di una struttura che andrebbe maggiormente valorizzata, come maggiormente valorizzata va la mostra della ceramica, il carnevale e tutte quelle che sono le eccellenze canavesane e castellamontesi. La squadra c'è, il candidato sindaco è grintoso, non ha molte parole ma ha i fatti, è un tipo tosto e ci credo, credo in lui, credo nella squadra e voglio... Che tutti siamo pronti e motivati per dare un segnale forte a Castellamonte. Castellamonte ci deve molto, quindi noi vorremmo dare molto a Castellamonte. Prego. Adesso un'altra signora, Marina Ruggero. Mi chiamo Marina, ho 24 anni, sono una ragazza giovane e proprio in quanto giovane cercherò di mettere in questo progetto tutta l'energia che ho. Sono nata a Galatina ma vivo da 18 anni a Castelamonte, sono sposata e sono un'imprenditrice nel commercio. Ho un'attività commerciale a Castelamonte che tratta abbigliamento donna ed è proprio questo uno dei motivi per cui ho scelto di far parte di questo gruppo. Perché penso che Castelamonte abbia, il comune di Castellamonte abbia bisogno di porre più attenzione al commercio e alle attività locali. Propongo e voglio proporre ancora di più la mia candidatura, perché, data la mia esperienza, vorrei sensibilizzare l'intera città per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche. Penso che forse tu quotidianamente con i problemi che uno possa affrontare, che, che deve affrontare, sappia più di altri che, di che cosa c'è bisogno a questo punto per potersi muovere in libertà. Esatto, 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 esatto. Io um... Penso che davvero eh, Castelamonte avrebbe bisogno di una sensibilità in più per quanto riguarda, come dicevo già prima, la sensibilità sull'abbattimento sull delle barriere architettoniche, perché magari al di fuori uno non si rende conto, però sono veramente importanti, ma non solo per me, per le persone, per le persone anziane, per le mamme con i passeggini, per chi ha problemi. Ehm, Simile ai miei, ecco, e quindi secondo me è una delle cose importanti. È un occhio attento su un problema grande che va risolto, esatto. esatto. Prego, grazie a te. Chiudiamo con un altro veterano, Giovanni Maddio. Buongiorno a tutti, o buonasera, dipende a che ora si vede questo, questa registrazione. Allora, veterano sì. Perché? Perché indubbiamente la scelta che ho fatto di candidarmi con Dionigi è stata una scelta ponderata, ma una scelta anche con, fatta con una certa logica. Logica che, come avete potuto sentire, abbiamo molti ragazzi giovani, persone che è la prima volta che si mettono in gioco per l'amministrazione comunale di Castellamonte e quindi penso che queste persone vadano supportate, vadano supportate con quel pizzico di esperienza che uno può e deve dare a loro. Quindi il mio ruolo dovrebbe essere solo descrivermente quello di accompagnare queste persone affinché diventino coscienti di quello che vuol dire amministrare la città, amministrare quello che è stato il patrimonio storico e quindi come ha detto prima Ionigi siamo partiti da Spineto, lui è partito già una volta da Spineto ed è partito bene, quindi noi dobbiamo ripartire da Spineto, ripartire nella vecchia fornace dove si costruivano anche i mattoni, quindi dobbiamo iniziare a creare i primi mattoni della nuova amministrazione Castellamontese. Quindi ripartiamo da qua, dai mattoni, dove si costruivano i mattoni per costruire qualcosa di solido, qualcosa di solido per l'interesse dei Castellamontesi ma per fare in modo di cambiare questa città. Penso che sia un dovere... Quindi da parte nostra di mettere tutte quelle che possono essere le esperienze, la gioventù, per intraprendere un percorso comune e per fare molta strada. Curiosità personale. Chi te l'ha fatto fare una seconda volta? Io devo dire una cosa che mi preme perché è una cosa importante. Io penso che ognuno di noi non deve mai rinnegare quello che ha fatto in passato. Semmai deve cercare dal passato di fare tesoro di quelle che sono state le conoscenze, le persone che uno ha potuto frequentare e poi dopo da questo tesoro metterlo in campo. Io ho avuto modo in passato di collaborare con diverse personalità del territorio e da queste ho imparato una cosa fondamentale, fare l'amministratore comunale, quindi mettendoci la voglia, l'impegno, a volte anche rinunciando ha del tempo che magari di solito uno lo dedica alla famiglia, alla casa, ai propri hobby, per magari andare incontro alle esigenze del territorio, della gente, e quindi mi hanno insegnato un po' anche a distinguere di alcune cose, che sono banali, ma sono fondamentali, che non bisogna mai a volte dimenticare. E qui purtroppo è successo, è successo perché qualcuno forse non ha capito la differenza che ci può essere tra un atto di indirizzo amministrativo, oserei dire la votazione del bilancio comunale, da quello che è un atto politico, la mozione di sfiducia. Io penso che i cittadini di Castellamonte non fossero pronti per andare a votare il 20 e il 21 di settembre, però qualcuno ci ha portato. Io penso che oggi i cittadini di Castellamonte, ma io penso anche tutta l'Italia, come tutto il mondo, sta attraversando un, un momento non bello. E arrivare in questo momento con le elezioni, dove magari le famiglie stanno aspettando l'apertura della scuola per sapere se va tutto bene, sapere se riprende il mondo del lavoro, sapere se questa diffidenza che c'è tra la gente in questo momento difficile può passare o meno, penso che quelli erano i problemi che si doveva affrontare anziché dover far affrontare i cittadini le elezioni. Io dalla mia ho voluto accettare questa nuova sfida. Con, con Dionigi al fianco, ma al fianco di tutti quelli che abbiamo visto prima, perché sono persone che appunto si sono prestate, quindi un po' di timidezza, un po' di quello che può essere l'impaccio di essere davanti alla telecamera, e quindi un ghiaccio che si deve rompere. Ma questo ghiaccio lo possono rompere i cittadini di Castellamonte dando il voto alla lista Bartoli sindaco, e quindi. Perché questo avvenga, devono votare Viviamo Castellamonte, che la parola la dice tutta, ma lo dobbiamo fare per questa cosa: per cercare di portare gente nuova in comune con delle idee nuove e con delle ambizioni di far risorgere Castellamonte da un certo torpore di questi ultimi anni. E come hai preso ad esempio prima appunto da questa splendida location, mattone per mattone, i mattoni ci sono. Pezzo per pezzo, pezzo per pezzo. Grazie. Grazie. Bene. Chiudiamo a questo punto ridando la parola al candidato sindaco. Posso farti una mia curiosità personale perché mi sembra che il programma sia stato ampiamente spiegato. Come mai la scelta di una presentazione a porte chiuse anziché un confronto? Ma perché un penso, io ho pensato insieme al mio gruppo di che forse questo è il modo migliore per trasmettere in tutte le case dei cittadini senza stare a invitare magari 50 o 100 persone oppure eh. È una logica, poi, magari poi, qualcuno poi... a quest'ora voleva andarsi a pigliare l'aperitivo e quindi, comunque, è, non certo, è venuto è qua. È quindi, domani. giustamente, ognuno se lo vede e lo poi vede. E ci stiamo organizzando per fare invece una, un confronto in piazza. Con, con uh... ah, ecco perché, ecco perché, per... perché non, non è stato perché non avete voluto offrire il rinfresco. No, Assolutamente. Ok, no, quindi no, 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 prima no. Fare, poi, faremo anche, eh, ecco. quello, faremo anche <ride> quello in piazza con uh, le giuste regole, con le giuste eh, viene, però, a mancare se mi posso permettere la. Eh, il confronto con le persone, cioè ci sono stati, sono stati toccati parecchi punti del programma quello. e i punti non sono, non vengono, non, non c'è la possibilità di farvi domande. Quindi... Per quello abbiamo aperto una sede, una sede in Castellammonte eh, dove abbiamo già degli orari di apertura che poi trasmetteremo. Ci sarà sempre qualcuno a disposizione per dare risposte a chiunque vuole, vuole passare a trovarci. Quindi un confronto diretto, e domande sì, precise, farci, certo. perfetto. Grazie a tutti. Un ultimo appello al voto? Votateci e non vi pentirete. Castellamonte ricomincia da te. Grazie. Buonasera a tutti.